Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Andralink e benvenuti in questo nuovo video. Oggi si prova la demo di Miitopia. Durante le live mi avete chiesto in molti se io avessi intenzione di portare o no Miitopia sul canale. Beh, quale modo migliore per decidere se non la demo? Cominciamo. Scegli un Mii che ti rappresenti. Sì, eccolo qua. Come definiresti il carattere di Andralink? Gentile? Molto gentile, in effetti. Energico? Rilassato? Fin troppo. Sicuro? Sì, sono davvero sicuro. Sognatore, molto. Caparbio, prudente, sì, anche prudente. Guarda, ti metto gentile. Io sono Andralink, puoi definirmi con una sola parola, gentile. Carattere, perfetto, va bene così. Ok. Vedi versione completa, no. Senti che gem. Ok, iniziamo allora. Story time! Ecco Miitopia. Era necessario? Quanto pare. So che ha venduto molto bene questo gioco su 3DS. Vediamo se effettivamente vale. Un mondo pacifico in cui Mii vivono felici e in armonia tra loro. O forse dovrei dire vivevano. Nani? No! Qualcuno ha rubato le loro facce! Sarà stato Slenderman? Gli manca. Un giorno, infatti, senza nessun preavviso... Beh, senza nessun preavviso, non è che uno viene lì e ti dice «Oh, guarda, domani vengo a rubarti la faccia, stai pronta!» Cioè... Una terribile ombra sinistra si staglia su tutta Miitopia. No, la bellissima faccia di quel tipo, no! Volevo diventarci subito amico. Dannazione. Una spaventosa creatura si era impadronita dei volti della gente. Ma non è tutto. C'è dell'altro. Ah. Beh, scusa. No, aspetta un attimo. Ha dato dei volti. Ecco. Dal nulla emersero torme di mostri che indossavano i volti rubati. Beh, anche i mostri hanno bisogno dei volti. Però i mostri sono alimentati dal re dei mostri, quindi lasciateci la bocca, se non altro, per mangiare, cioè fate mangiare gli abitanti. Ecco comparire sulla scena un semplice viaggiatore. Mi inquadra, cos'è? Non hai fiducia in me, gioco? Ah, che bella giornata tranquilla. Andralink vaga senza pensieri e libero come il vento. Non penso che i dialoghi siano basati sulla personalità che hai scelto. Però, qualora fosse così, liberissimo di essere smentito, magari faccio qualche altra run di prova, giusto per vedere se cambiano i dialoghi. Sarebbe davvero carino. Che succede? Una faccia. Una faccia davvero carina, con degli occhi particolari. Ma la farfalla si impadronisce della faccia, quindi diventa un mostro? Ah, ma allora gli esseri diventano mostri quando indossano la faccia, non che lo sono di base. Cambia tutto, cambia. Ah, sono senza fiato. Dove sono? Ah! Andralink scorge una città poco distante. Nice! Andiamo. Eravamo su colline serene. E ora la città come si chiama? Ah, quante facce qui a Miitopia. Puoi scegliere qualsiasi Mii per i vari personaggi. E anche cambiarli in seguito, se vuoi. Dai, scegli Mii perfetto per ogni ruolo. Allora, devo creare i Mii da zero in poche parole. Facciamo maschio la guida turistica, perché no? Dunque, ho fatto questo Mii che si chiama Brando. Nome a caso, davvero, non è una referenza a nulla. Vuoi assegnare questo Mii? Sì. Avanti. Ma per gli altri sapete che c'è, raga? Li lascio così, li lascio, dai. Mo, era giusto per vedere, no, quante... Ok, so come funzionano i Mii, so quante possibilità ci sono. Però, tanto, questa è una prova. Al limite, se proprio dovessi infogliarmi a giocare questo gioco, faccio i Mii per bene, nel caso. Faccio un'avventura nuova.
Città di Verdalboria. Quello è mio fratellino con mia madre. I piccioncini. Salve. Ecco, la guida gioconda, Brando. Bah, che giornata noiosa. Cos'è tutta questa agitazione? Dei mostri con un volto umano. Buona questa. Che Verdalboria regna la pace. Non sappiamo cosa siano i problemi. Ah, che bello. Oh, aspetta, cos'era? Ma perché si... Cioè, si frizza, si premo Y? Birichino. Ah. Yuppie, yuppie! Sono un drago spaventoso, fate largo! Grrr. Va bene, ciao. Signora Allegra Clara. Oh, che gioia. Oggi è una giornata davvero verdalboriosa. Oh, un avventuriero. Cos'è quel muso lungo? Non puoi andare in giro così nella nostra bella città. Forza, fai un sorriso. Un sorriso porta felicità, questa cosa già si sa. Ah, le belle rime. Madre ansiosa Anna. Ah, quindi in effetti sì, è strano, perché dovrebbero essere la mia famiglia? La famiglia per conto loro. Lui è il personaggio. C'è ancora da fare a Verdalboria. Ah, ok. Va bene. Sindaco insicuro, Peppinie. A Peppinie, benvenuto avventuriero. Io sono il sindaco di questa città. Hai già parlato con tutti gli abitanti? Sì. Verdalboria è una città graziosa. Ma è normale per me dirlo, ne sono il sindaco. Che succede? E quello cos'è? Mammina, cos'è quello? È un drago. Giulietta. Romeo! Quale luce rompe da quella finestra? Non può essere nulla di buono. Nani? Cos'è? Ah, il duca del male. Una presenza malefica che controlla i mostri dall'ombra. Ma che... Va bene, creiamolo, creiamolo. Da zero. Facciamo femmina, vai. Armida, che tra l'altro è un nome vero. Quei baffi. Che cavolata. Va bene, segniamo sto mi. Salve. Anche la musica. Che ti ridi? Io Io sono Armida, il duca del mare. sì, vabbè, qua. E sono qui per seminare caos e terrore nel vostro piccolo miserabile mondo. Comincerà proprio da qui, gente di Verdalboria. Ma perché da qui? Inizia la casa tua. Ora conoscerete il vero significato della parola terrore. Dite addio ai vostri amati volti. Ah, poi ovviamente la voce sarà modificata, eh. Yamete kudasai! Oh, almeno non potrà più urlare. Il mio povero piccolo Tommaso! Ma lei no? Giulietta! Non ti sarai innamorato di lei solo per il suo aspetto, no? Però la guida no. Non può essere vero. I volti, li ha rubati! La guida era il mio personaggio preferito. Perché è stato rubato? Molto bene. Dovrebbe bastare per il momento. Ascoltatemi, vili creature senza volto. Ma tu ci hai tolto il volto. Perché dovremmo starti ad ascoltare? D'ora in poi la vostra sarà una vita di muto terrore. Non vi aspetta altro. E in quanto a coloro che oggi ho risparmiato, guardate bene i vostri miserabili amici. E tremate! Addio! Io avrei paura. Levati, Ermenegildo. Tu, cosa vuoi? Niente panico, niente panico. Oh, avventuriero, ti supplico, ascoltami. Per favore, aiutami, Tommaso. No. Oh. Sono gentile. Va bene, lo aiuterò, dai. Oh, grazie mille. Aspetta, tieni. È l'amuleto portafortuna della nostra famiglia. Devo portare il ciondolo fuori città perché il duca del male si aggira ancora qui. Ma questi... Ah, non possono parlare, giustamente, va bene. Ma io sono ancora triggerato dal fatto che con Y si blocchi la partita, non capisco perché. Cioè, è strano. Ok, portiamo quel ciondolo da qualche altra parte. Dove... Ok, ma è a posto di prima, è uguale. Ah, buongiorno! Ha 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 ha
A qualcuno piace giocare a fare l'eroe, eh? Restituiscimi il viso di Tommaso! Ti riferisci per caso a questo modellaccio? Guarda, sarebbe veramente... mi hai fatto un favore, però... Immagino che potrei farlo, sì. Ma una condizione, però. Dimmi un po', come te la cavi a combattere? Pugni, calci, botte, schiaffi? Ci vediamo! Se riesci a salvare la pelle, è chiaro. Va bene, ci riuscirò. Aiuto! La sua posa mi suggeriva una voce tutta quella tremolante. Aiuto! Un urlo. Chia! Però l'amuleto inizia a brillare. E dal suo interno giunge una voce misteriosa. Andre Link. Andre Link, mi senti? Oh, ma certo che puoi sentirmi. Ti ho risposto. Potrei non credermi, ma io sono una divinità. Davvero? Ora ascolta quello che ho da dirti. Sembra che tu sia in guai grossi, eh? Ti farebbe comodo un po' di aiuto? No. Come no? Hai proprio voglia di scherzare tu, eh? Va bene, aiutami, sì. Ora ti donerò un potere celestiale. Non farci caso, ho sbattuto su uno spigolo. Ah, quindi non era tipo yiha, galoppo. Ora puoi servirti delle classi. Usa classi diverse per combattere i mostri nel modo più efficace. Forza, scegli una classe. Oh, e adesso sono contento. Va bene, sì. Non mi serve che mi racconti tutto. Guerriero, facciamo un po' di ruolo, eh. Mago, sacerdote, il chierico quindi, no? Ladro, cantante e cuoco. Ladro. Guerriero com'è? Oddio, cleric non mi dispiacerebbe, eh? Non ho mai ruolato come cleric. Via. No, vabbè, peggio. Come ladro non mi dispiacerebbe, però. Facciamo ladro, dai. Va bene, ora sono un ladro. Che bellino. Ma pensa un po'. Yare, yare. Oh oh oh! Ora potrei dare agli scagnozzi del Duca del Mare il fatto loro. Lotta, nobile Andre Link, dimostra a tutti cosa sai fare. E allora combattiamo. Alla faccia tua. A faccia a faccia col marrano. A noi due, fellone! Mini Melma Tommaso. È giusto. Si chiama come bambino, no? C'è la faccia sua. All'attacco. Posso solo usare attacchi. Mini Melma Tommaso. X menu, stato nemico. Vediamo un po'. Ah, mi fa solo vedere. Questa battaglia è interminabile. È appena iniziata. Però la musica è carina, eh. Sì, lui è solo l'attacco base, ma anch'io. Però ho vinto. Ma pugni e calci non andava bene? Ok, la mia catchphrase è perfetta. Yuppie! Buono. Temo che domani mattina sentirò qualche acciacco. Oh, nice. Melmatina. Ah, sono sfinito. Ho combattuto contro un mostro potente. Ottimo lavoro, giovane Andre Link. Ah, per così poco. Grazie a te quel bambino è salvo. Le cose si mettono bene. Ora fai ritornare alla città di Verdalboria. Va bene. Quindi il bambino riceve la sua faccia? Ok, è andata. Accendere un po' le cose perché non voglio troppo annoiare. Evviva, il mio viso è tornato! Oh, Tommaso, mio piccolo tesoro! Stai bene, non sei ferito, vero? No, tutto ok. Grazie al cielo, va bene. Ovviamente. E grazie anche a te, gentile viaggiatore. Ecco, questo è un piccolo dono per ringraziarti. 200 monete, evviva. Beh, buono. Davvero buono. Ancora la voce celestiale. Fantastico, semplicemente fantastico.
Però non è il momento di riposare sugli allori, Andrelink. Ho un'altra missione per te. Ah, sì? Hai assistito alle malefatte del Duca del Male Armida? Ha fatto precipitare i mitopia nel caos, per non dire di peggio. E siccome sono molto occupato, ho bisogno del tuo aiuto. Sconfiggi Armida e libera il mondo dalla sua malvagità. No, non c'ho voglia! Purtroppo per te non hai voce in capitolo al riguardo. Allora perché me lo chiedi? Eh? Voce incorporea. Il potere che ti ho concesso ti aiuterà nella tua missione. Magari a fine gioco dobbiamo vincolare il potere del male o magari andare via da eroi, dal luogo della battaglia. E se vincoliamo il male diventiamo noi il nuovo re del male. Sì, era una reference a Dark Souls, sì. E le facce sono le anime. Solo che invece di prenderle noi le restituiamo. Mi attendo grandi cose da te. E la voce incorporea è Frampt. Perché Frampt vuole che vincoliamo il fuoco. Va bene, quindi dobbiamo vincolare il male allora. Allora ragazzi, che vi devo dire del gioco? Carino, mi piace, interessante, però non so se portarlo. Magari faccio un sondaggio nella community e vediamo che cosa dice la maggior parte di voi. Se il sì dovesse vincere in maniera schiacciante, allora magari lo porterò, ma lo porterò per benino, ok? Ora l'ho molto rushato, giusto per vedere il più possibile quello che ha da offrire. Ad ogni modo, io spero che il video vi sia piaciuto, vediamo come va. Inoltre ringrazio anche l'abbonato alle YouTube Start Game che ha fatto l'abbonamento a livello Star e quindi c'è il ringraziamento vocale a fine video. Ad ogni modo, se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!